Buongiorno a tutti e ben ritrovati. E oggi con noi Anna Maria Giusti, che è presidente del corso di laurea in dietistica all'Università La Sapienza di Roma ed è tra gli autori di una review pubblicata di recente su Nutrients che affronta il tema della relazione tra cibo e infiammazione. Professoressa Giusti, intanto buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per questo invito. Senta, il vostro lavoro comincia con il descrivere un gruppo di proteine coinvolte nei processi infiammatori, gli inflammasomi. Ci spiega di che si tratta? Sì, questi inflammasomi sono oligomeri multiproteici. E, ce n'è più di uno. Poi noi ci siamo nella nostra review, poi in realtà ci siamo occupati soprattutto di un tipo di inflammasoma che appunto viene chiamato NLRP3. E la caratteristica però comune a questi inflammasomi è che hanno una appunto struttura multiproteica. E la cosa molto interessante è che sono in grado di integrare una moltitudine di segnali in modo tale poi da convergere in una risposta. E questa risposta è una risposta infiammatoria. Risposta infiammatoria che dobbiamo percepirla però dal punto di vista proprio della natura, della biologia, come una risposta adattativa. Cioè, diciamo che la natura ha dovuto così. Ha avuto due sfide importanti, una che era appunto riguarda l'acquisizione di energia per poter svolgere lavoro cellulare di organismo, e l'altra sfida è stata quella di mettere su un sistema di difesa estremamente efficiente. E quindi questo ha comportato anche dal punto di vista evolutivo una serie di messe in atto di strategie per arrivare appunto ad avere questi due elementi che fra l'altro tra di loro si sono sempre parlati in quello che viene definito un crosstalk, che è anche diciamo una parola che va anche abbastanza di moda perché abbiamo capito poi che all'interno dell'organismo pluricellulare e addirittura complesso come l'organismo umano, molti tessuti fra di loro si parlano attraverso dei mediatori. E quindi questo crosstalk, la cosa interessante è che si è visto che dal punto di vista evolutivo si è conservato filogeneticamente, quindi dalla drosofila all'uomo ci sono degli elementi comuni in questo crosstalk che fa sì che si arrivi appunto a una risposta adattativa, quindi una risposta a stressors che possono essere di natura fisica, chimica, biologica, o anche di tipo psichico, psicologico, a cui la natura quindi ha imparato a rispondere. E ovviamente, in dipendenza dell'entità di questo stressore, la risposta sarà di tipo adattativo, quindi significa arrivare alla proliferazione cellulare, alla riparazione del danno, oppure se l'entità dello stress, l'entità del danno è estremamente elevata, ad altri tipi di evoluzione e quindi anche eventualmente alla morte, ma nel caso cellulare, per esempio, l'apoptosi. E nel caso di un'infiammazione elevata, addirittura quella che viene definita piroptosi. E questo è, diciamo, il principio attraverso il quale gli inflammasomi vengono attivati, quindi ci sono degli attivatori di tipo esogeno e endogeno che portano ad una cascata di reazioni. Questa cascata di reazioni si traduce poi in un'attivazione di una caspasi, cioè di un enzima che taglia, e così può portare a maturazione due citochine importanti che sono l'interleuchina 1 e l'interleuchina 18, che sono in una forma proattiva. Nel momento in cui questa caspasi taglia una parte, diciamo, di queste proteine, queste diventano attive e quindi ecco qui che intervengono e quindi sono i mediatori. Come citochine sono mediatori della risposta infiammatoria. E quindi il cibo, i nutrienti, la tipologia di dieta, come possono influenzare questo meccanismo? È che in realtà si è scoperto che l'inflammasoma può essere attivato non solo da agenti patogeni, quindi la risposta infiammatoria in senso lato non è attivata solo da agenti patogeni, ma si è visto che anche il cibo può essere considerato a sua volta, tra virgolette, uno stressor, se vogliamo. E quindi la risposta a nutrienti e a poi anche alla dieta in senso generale può essere di tipo diverso a seconda appunto dei composti che noi ci troviamo di fronte. E in questo lavoro, che è appunto una review, sono stati rivisti quindi moltissimi altri articoli che hanno trattato
diciamo, questo argomento e si è visto che ovviamente gli articoli sono stati presi hanno diciamo, trattato l'attivazione, cioè diciamo meglio, la modulazione dell'inflammasoma partendo da studi in vitro e in vivo, considerando l'in vivo molto più, diciamo, prendendo in considerazione modelli animali come modelli murini, per esempio. Pochi studi sono stati fatti ancora sull'uomo, alcuni diciamo, hanno dato dei risultati interessanti, però diciamo, questi sono diciamo, studi in evoluzione. E quindi si è visto che ci sono alcuni composti bioattivi, per lo più facente parte del regno vegetale, ne cito alcuni come la curcumina, presente appunto nella curcuma o il gingerolo, oppure anche gli isotiocianati, o anche il glucorafano, glucoraniina, che sono composti che troviamo nelle brassicacee. Si è visto che hanno questa attività anti-inflammasoma. Ora, andando a guardare gli studi in maniera specifica, infatti nella review riportiamo una tabella che li comprende anche per una maggiore, diciamo così, schematizzazione e possibilità, insomma, di poterli leggere diciamo, in maniera più agevole, vediamo appunto che le concentrazioni che sono state provate. Parlo soprattutto a livello animale, a livello murino, e che hanno dato risultati in questi termini, cioè i risultati sono stati o proprio nella inibizione dell'NLRP3, quindi l'inattivazione dell'inflammasoma che non si è coagulato nel poi dare una risposta infiammatoria finale, oppure anche nella diminuzione delle citochine proinfiammatorie di cui facevo prima menzione, come per esempio l'interleuchina 1 beta, l'interleuchina 18 o anche il tumor necrosis factor, cioè tutti sostanze, tutti composti che sappiamo essere appunto importanti nella risposta infiammatoria, e quindi abbiamo visto una modulazione, una riduzione in questi termini, quindi o nell'espressione dell'NLRP3 oppure nella riduzione di questi composti, ma anche nella riduzione di un altro elemento molto importante che è un fattore di trascrizione, che è l'NFKB, che è un fattore di trascrizione importante, che anche questo appunto è in relazione con l'inflammasoma e in qualche modo ne può modulare l'attivazione stessa, e anche l'NFKB risponde a diversi stimoli che possono venire da fuori o anche endogenamente, quindi all'interno della cellula. E le concentrazioni più o meno stanno tra i 10 e i 50 mg per chilogrammo di peso corporeo quando parliamo di modelli murini. A livello cellulare ovviamente siamo nell'ordine delle micromoli, massimo che sono stati provati sono intorno a 200-300 micromolare. Trattamenti che sono andati avanti nel caso per esempio dei modelli murini anche per una settimana, per 2 settimane o più a seconda diciamo dell'entità dello stimolo iniziale che è stato somministrato, e quindi nell'andare a valutare poi invece la risposta del trattamento, perché sono studi ovviamente diciamo di trattamento questi. Però diciamo tutti hanno evidenziato una risposta importante. Uno studio interessante fatto sugli umani ha preso in considerazione dei pazienti in dialisi. E hanno visto che l'utilizzo di curcumina tramite proprio curcuma, quindi gli è stata somministrata proprio, diciamo, chiamiamo la radice, adesso dal punto di vista botanico mi può sfuggire, che contiene quindi almeno il 95% del principio attivo, quindi della curcumina, effettivamente dopo, almeno quasi subito dopo una settimana di trattamento, aveva evidenziato in questi soggetti. Questo trattamento veniva fatto post dialisi, post diciamo, azione dell'attività di dialisi, effettivamente avevano trovato dei buoni risultati nella diminuzione delle citochine infiammatorie e quindi anche della risposta infiammatoria, lasciando quindi anche su soggetti umani. In toto, perché qui stiamo prendendo appunto o modelli in vitro, quindi cellule, oppure modello murino, che però il modello murino ovviamente è molto controllato e anche dal punto di vista genetico in genere vengono diciamo selezionati in maniera opportuna per gli studi. Però diciamo che tutti quanti hanno rilevato delle importanti riduzioni. Ora certo,
Ognuno di questi composti, quando andiamo a analizzare, ha una sua attività specifica su un tipo di via di segnale o un tipo di segnalazione diversa. E per esempio, alcuni di questi vanno a, per esempio, come i flavonoidi o anche le antocianine, vanno a modulare l'espressione di la riduzione dell'espressione di alcune molecole che si chiamano, vengono definite ROS, cioè specie reattive dell'ossigeno, che anche i ROS, si è visto, sono tra i fattori che vanno a mettere in moto l'attività del nucleo dell'NLRP2 e quindi dell'inflammasoma. Quindi, diciamo, le vie a cui si arriva all'inflammasoma possono essere, diciamo, no? Possono partire da più fronti, e a seconda appunto della molecola, anche perché la struttura della molecola è quella che fa la differenza. Tutti gli studi che noi abbiamo fatto, ne parlo già 20-30 anni fa, sull'attività antiossidante di alcune di queste sostanze di cui abbiamo parlato tanto, la letteratura è ricchissima di questi studi con i quali noi vedevamo attività antiossidante in vitro di queste sostanze, funzionavano tutti, mi riferisco alla quercetina, all'epigallo catechingallato, e quindi tè verde, riprendomi al tè verde, riprendomi agli acidi fenolici semplici, il clorogenico, il fumarico, eccetera, avevano tutti una grandissima attività antiossidante in vitro. In realtà in vivo le cose vanno in maniera un po' diversa. Perché dal punto di vista chimico stretto, la reazione che noi vediamo perfettamente al laboratorio, all'interno della cellula le questioni vanno in maniera diversa perché vengono messi in gioco dei segnali anche lì che vanno a mettere, come dire, a implicare la presenza di fattori di trascrizione, i quali fattori di trascrizione, una volta attivati, vanno al nucleo e vanno a trascrivere per alcuni tipi di proteine che sono poi quelle che effettivamente svolgeranno attività antiossidante, più che essere antiossidanti loro stessi dal punto di vista chimico, è più una risposta biologica finale. E quindi questo ci ha chiarito anche alcune altre relazioni, in questo senso, che appunto come per l'infiammazione, e da qui appunto gli studi vanno avanti in questo ambito. Professoressa, possiamo provare a riassumere queste evidenze in consigli e tradurle in consigli per chi poi si trova a gestire in termini di consigli nutrizionali, i pazienti tutti i giorni, cercare di capire se possiamo identificare dei modelli, dei pattern dietetici più antinfiammatori di altri? Certo, perché poi questa domanda è molto importante, perché poi noi siamo portati a isolare, questo l'abbiamo fatto anche, come dicevo prima, per quanto riguarda le attività antiossidanti che sono state studiatissime, e noi nutrizionisti abbiamo avuto quest'idea di andare a isolare il singolo componente per vedere quale funzionava di più, quale aveva la più alta attività antiossidante, nella ricerca così anche spasmodica di andare a trovare un po' proprio la molecola chiave. In realtà poi ci siamo accorti che le cose stanno in maniera un po' diversa, perché poi tutte queste sostanze all'interno dell'alimento, e non solo all'interno dell'alimento, ma all'interno proprio del pattern dietetico, quindi della dieta, si trovano a dover interagire, a confrontarsi, quindi in relazioni che possono essere sia di tipo sinergico, addirittura di tipo antagonistico con altri elementi, e quindi ci siamo resi conto in realtà che non dovevamo scomporre, ma dovevamo capire cosa succedeva all'intero, diciamo, all'intera matrice. E la matrice anche qui fa la differenza rispetto a questi discorsi, e perché? Perché dovevamo renderci conto della loro biodisponibilità e quanto di quello che noi assumevamo attraverso l'alimentazione effettivamente poi è biodisponibile, cioè l'assorbimento intestinale arriva poi all'organo target e quindi alla funzione. Quindi a quel punto abbiamo capito che l'elemento importante non è il singolo composto bioattivo, ma la sua presenza insieme ad altri composti bioattivi, insieme ad altri elementi all'interno dell'elemento, che gioca un ruolo fondamentale. Allora, in questo senso abbiamo visto quanto la dieta mediterranea sia protettiva rispetto alla e moduli, diciamo, in senso positivo, la risposta infiammatoria, rispetto per esempio ad una dieta di tipo Western diet, così definita, in cui si trova un maggior contenuto di grassi
saturi che hanno appunto un'influenza negativa rispetto all'infiammazione perché ne aumentano l'entità, è meno presente, meno ricca di alimenti vegetali, quindi con la possibilità di poter assumere appunto composti bioattivi in maggiore quantità che possono andare a ridurre una risposta infiammatoria e mantenerla nei livelli, diciamo, adattativi, quindi di risposta adattativa e di riparazione del danno. E quindi noi possiamo sicuramente parlare di pattern dietetico e in questo senso dieta mediterranea si rileva di nuovo un modello, diciamo, protettivo nei confronti appunto dell'infiammazione, quindi un modello che deve essere assolutamente adottato in condizioni di normopeso, ma soprattutto in quelle persone che abbiamo visto possono andare incontro al sovrappeso, all'obesità o addirittura ad altre problematiche sempre di carattere metabolico, nella quale abbiamo visto proprio che queste diciamo, dismetabolismi, queste patologie, cosiddette non comunicabili, ma che sono legate tutte quante da un elemento comune, che è proprio lo stato infiammatorio di basso grado. Tanto che a questi tipo di stato infiammatorio di basso grado è stata data il nome di metaflammation, proprio mettere in relazione l'infiammazione con un problema di tipo metabolico, un dismetabolismo. Per cui diciamo, noi siamo assolutamente, abbiamo tutti gli studi insomma, che stiamo facendo anche all'interno del nostro gruppo, ma insomma quelli presenti in letteratura ci confortano nel dire proprio, nell'asserire che la dieta mediterranea in questo senso è quella che maggiormente può aiutare nella riduzione della metaflammation. Bene, ringraziamo Anna Maria Giusti dell'Università La Sapienza di Roma. Grazie professoressa, buon proseguimento e buon Grazie a lavoro. voi. Grazie a voi.